Buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qui e grazie anche a chi ci sta seguendo da casa. Io sono Emma Marconcini, sono un'attrice storica dell'arte e questa sera sono in compagnia di due splendide donne, Raffaella Poggi, psichiatra e psicoterapeuta, e Isabella Traverso, traduttrice. Io questa sera ho un grosso impegno <ride> che è quello un onore sicuramente, ma anche come si suol dire l'onere di presentare questo libro in spagnolo, è la traduzione di Istinto di morte e conoscenza in lingua spagnola, Istinto de muerte, il conoscimiento, che è la quarta traduzione del libro cardine del corpus teorico di Massimo Fagioli che insieme alla marionetta e il burattino, teoria della nascita e castrazione umana e bambino donna e trasformazione dell'uomo ha rivoluzionato il pensiero eh, della realtà umana. Confesso che quando mi è stato chiesto di partecipare a questa presentazione L'emozione, si può sentire anche adesso, è stata davvero enorme, una grande felicità. Io il 19 giugno scorso ho sentito uh, i brani letti in lingua spagnola, l'ho sentito attraverso il podcast distinto di e l'ascolto uh, di questi brani, la musicalità che c'era dentro... Lo spagnolo, letto da Isabella Traverso, <ride> ha movimentato tante cose dentro di me. Non, non so dirvi cosa, però era veramente molto, molto commovente. E io non lo so cosa è successo, è difficile raccontarlo, anche perché non capivo assolutamente nulla, il senso letterale non lo capivo, ma eh, le parole veicolavano un senso, quindi un contenuto. E il fascino era proprio questo. Forse perché era la lingua neolatina, così vicino all'italiano e forse perché la musicalità intensa e profonda che mi ha avvolto proprio mentre ascoltavo il podcast chiudendo gli occhi. Nel 2009 con l'inaugurazione della nuova casa editrice, l'Asino Doro, che oggi ci ospita e che vogliamo ringraziare per questa ospitalità, Massimo Fagioli disse che così i suoi libri potevano viaggiare nel mondo e con la loro divulgazione avrebbero permesso la conoscenza e lo studio della teoria della nascita umana. Le traduzioni in tedesco, inglese, francese e spagnolo hanno iniziato il loro viaggio. E adesso queste due splendide amiche sono le autrici, sono loro che hanno curato questa edizione in spagnolo. E io chiedo a loro di raccontarci come tutto è iniziato. Proviamo a raccontare. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Inizierei dicendo che è passato qualche anno da quando è comparsa l'idea di tradurre istinto e ricordo che il pensiero fu ma come mai non ci ho pensato prima? Come se avvicinarsi a Massimo Fagioli, alla teoria della nascita, alla storia dell'analisi collettiva, in quel momento fosse una scelta naturale, irrinunciabile. Oggi dico il lavoro di traduzione mi ha permesso di realizzare una pienezza di rapporto con l'autore e con i suoi libri completamente nuova. Per tradurre il libro di un autore geniale era necessaria la miglior comprensione possibile del suo pensiero, dei suoi contenuti. Al tempo stesso occorreva cercare termini in spagnolo che, esprimendo il significato profondo della lingua di partenza, potessero dare nella lingua di arrivo una versione comprensibile. E senza rinunciare al rigore scientifico mantenessero la bellezza di certi passaggi. Il mio pensiero va a Juani Usero Martinez, insegnante madrelingua, traduttrice e amica che ci ha accompagnato nelle ultime riletture. Rivedendo con lei parti di scritto. Particolarmente impegnative dal punto di vista dei contenuti concettuali, laddove è stato necessario aggiustare un po' la punteggiatura piuttosto che la struttura della frase per una miglior comprensione, siamo arrivate mano a mano, piano a piano, alla stesura finale del testo. La lingua spagnola, come altri idiomi, ha possibilità proprie di dire le cose, a suoni morbidi, affini a quelli dell'italiano. Certe parole si scrivono, si leggono allo stesso modo, ma situazioni di grande facilità apparente talvolta sono risultate ben più impegnative in traduzione. Altre volte il fluire armonioso dei suoni, delle parole, ha confermato il valore universale dei contenuti, tanto da farci pensare. Ma questa teoria è stata pensata e scritta per tutta l'umanità. Poi ci è voluta la sensibilità e la competenza scientifica di Raffaella per tradurre con la corretta interpretazione e senza alterare il significato del testo o banalizzare con l'uso di termini inadeguati parole dal senso più profondo presenti nel libro. Buonasera pure da parte mia, grazie di essere venuti qui e di aver scelto noi al posto di un sabato pomeriggio di shopping natalizio. Allora, due righe prima di cominciare, mm, volendo dire che più che essere stata coinvolta, sono stata travolta da Isabella nel suo minuzioso e certosino lavoro di traduzione. Ora, nei tanti anni passati nella lettura di istinto di morte e conoscenza, che come noi sappiamo è l'opera fondamentale del corpus teorico del nostro psichiatra Massimo Fagioli, ho colto di volta in volta, in maniera sempre più profonda, la realtà, l'immagine, la persona del suo autore. La traduzione, la necessità di immergermi nel testo in un modo assolutamente nuovo mi ha permesso di vedere in maniera più unica, netta, penetrante la realtà umana e il pensiero di Massimo Fagioli. Ora, se ripenso a quel momento, mi domando se il pensiero di potersi immergere diciamo, in questa impresa o in questa avventura non fu superbia o presunzione o inconscienza anche perché sappiamo che spesso le cose più belle le facciamo senza pensarci troppo. E allora quindi il coraggio di mettere le mani su un testo che è sempre attuale, non ha età, un testo che in più di 50 anni di storia ha dato parole e conoscenza a diverse generazioni. Un libro che parla di un pensiero, come è stato detto recentemente, un pensiero diverso, un pensiero nuovo, che nasce proprio dal coraggio di una ribellione del suo autore al pensiero comune che fa della realtà umana quella simile a quella degli animali, cioè quindi legata al comportamento, alla ricerca dell'utile per la sopravvivenza fisica. Quindi tutto quanto è condotto è legato alla ragione. Un pensiero quindi che perturba e sconvolge la società, la cultura che continua a proporre un'idea della scissione tra corpo e mente. E in istinto di morte e conoscenza le parole resistenza e rifiuto si fondono e si pongono come una barriera corallina. E allora mi sono chiesta perché tradurre è necessario? Perché penso che ci sia un vuoto conoscitivo, un difetto di pensiero, di matrice religiosa, che fin tanto che non si darà il suono alla parola inconscio, una, inconscio, la parola che sappiamo è stata demonizzata nei secoli, è confusa e ancora senza immagine, fin tanto che non si riconoscerà il suono a questa parola, non verrà neanche riconosciuta l'identità all'essere umano. E allora... Qual è stato il proposito? Il proposito è stato quello di riuscire ad essere più fedeli possibili al testo, di nel preservarne l'efficacia, di riuscire a non alterarne gli accenti, i toni, i timbri della voce originale e per far sì appunto che nel tradurre in una lingua straniera, la stessa lingua di origine non perdesse la sua natura, la sua identità, anzi da diciamo, estranea straniera diventasse comprensibile, più vicina. Nel riuscire poi anche e soprattutto a trasmettere la forza, la potenza, eh, la complessità. Anche distinto di morte e conoscenza, riuscire a far sì che la traduzione fosse poi rapporto con l'altro straniero. Un'altra sfida è stata fare in modo che la mia, la nostra esperienza dovuta alla lettura del testo, quindi fatta di emozioni, perturbamenti, sconvolgimenti, se non anche crisi, per la conoscenza su una realtà umana che non c'era mai stata, una conoscenza che permette, che dà la speranza della realizzazione dell'identità umana, divenisse anche esperienza per il lettore in lingua spagnola. Questo perché... Perché in istinto di morte e conoscenza la parola psichiatria che fa diagnosi si fonde con la parola psicoterapia che fa cura. E l'una non può esistere senza l'altra. Quindi una psichiatria che non è più condanna, non è più giudizio, proprio perché c'è la possibilità della cura alla psicoterapia. Un ultimo, e questo diciamo appunto attraverso la lettura di istinto, dove le parole scritte sono dure, aspre, di un sapore a volte molto tagliente, attraverso lo scorrere dei capitoli, impetuoso e impietoso, e le onde invece a volte più lente, avvolgenti delle premesse. Un ultimo pensiero, azzarderei che... In gioco non c'è soltanto la realtà più profonda di chi traduce, ma anche la realtà più profonda di chi legge. Riuscire in questo senso a portare il lettore in lingua spagnola a una conoscenza che ci permette un dialogo e ad un nuovo sentire, perché il pensiero nuovo di Massimo Fagioli pretende che le parole siano usate nel loro senso. L'ascolto di quanto avete detto mi rievoca quel che dicevo proprio all'inizio, cioè che anche se non capivo il significato letterale delle parole, quel suono veicolavano il senso. La lingua della teoria è tale, Massimo Fagioli scrive nella Premessa di Istinto del 2010. E così tradussi in parole le cose che non si percepivano direttamente le cose che non erano realtà materiale da descrivere. E allora ho pensato, ma questo è quello che accade nella poesia? Dalle poesie di José Saramago. Deve esserci, deve esserci un colore da scoprire, un recondito accordo di parole. Deve esserci una chiave per aprire nel muro smisurato questa porta. Deve esserci un'isola più a sud, una corda più tesa e più vibrante, un altro mare che nuota in altro blu, un'altra intonazione più cantante. Poesia tardiva che non riesci. A dire né metà di quel che sai. Non taci quanto puoi e non sconfessi questo corpo casuale in cui non vai. Tornando a istinto, diteci ancora. Allora, iniziamo a parlare delle parole fondamentali che compaiono sulla fascetta. E a proposito della fascetta della prima edizione di Istinto, stampata dall'Asino d'Oro nell'aprile 2010, Massimo Fagioli scrive sul Left 2016-2017. Ora compare la striscia bianca che dal 2010 Sta avvolgendo in un abbraccio i volumi cui, 40 anni prima, era stato impedito di respirare. Tanti termini verbali cui era stato impedito di vivere nacquero, e fantasia non fu più fantasticheria senza rapporto con la realtà e senza ricerca della verità dell'essere umano. Leggo dalla fascetta fondamentale è la distinzione tra frustrazione e aggressione, identità e identificazione, desiderio e bramosia. Ora, nel cercare di riuscire a cogliere il senso più profondo a volte indefinito e confuso sia nella nostra lingua che in quella spagnola, adesso è necessario che io parli di quei termini innovativi, unici nella loro singolarità e nel significato, che sono presenti in istinto di morte e conoscenza. Labra musia. Massimo Fagioli scrive, l'introiezione del seno è una crisi nel rapporto della bocca con il seno. Il rapporto che passa dall'introduzione della sostanza all'introiezione dell'oggetto è un rapporto che passa dall'introduzione del contenuto all'introiezione del contenente. Sono parole difficili, sono d'accordo con voi, però intanto cosa ci fanno comprendere? Che la bramosia, che in spagnolo abbiamo tradotto in codizia, non è ciò che si intende comunemente, la cupidigia, la voglia ardente di onori, ricchezze materiali, né la brama di conoscenza né la brama di vivere. L'istinto di morte e conoscenza è un'attività non cosciente, è una miopia, è una cecità dell'essere umano che non vede nel rapporto con l'altro la sostanza, il contenuto, la sua realtà interna. Quella che sappiamo sono il pensiero, gli affetti, le immagini, le emozioni. La sua vista si ferma all'apparenza, potremmo dire che è una vista corta, cioè si ferma alla capacità dell'altro di dare piacere fisico, gratificazioni, carezze, baci. Ora, per cercare di comprendere meglio quanto Massimo scrive, Massimo Fagioli scrive. Pensiamo al primo anno di vita, al neonato che si approccia al seno e nel succhiare il latte soddisfa il piacere fisico, ma è deluso negli affetti, cioè non trova nel suo desiderio di sostanza, di contenuto, nel rapporto con chi lo nutre, la corrispondenza alla propria realtà interna che abbiamo visto sono il pensiero, gli affetti, le immagini, le emozioni. D'altra parte pensiamo a una madre che è solerte nell'accudimento, però ha un pensiero che annulla la piccola realtà umana. Lo pensa un piccolo animale, appunto, che non ha contenuto la tabula rasa degli antichi. Crescerà, imparerà. Non si esprime, non parla, quindi non ha pensiero. E il pensiero, se è quello verbale e il linguaggio articolato è quello appreso, ecco che la piccola realtà del neonato viene annullata, il neonato viene ucciso. E allora che cosa accade? Che la bocca, dall'avere affetti, morde. Morde perché il neonato, nell'approcciarsi al seno, cerca il rapporto, il suo movimento non è un... Comportamento geneticamente predeterminato come quello che troviamo negli animali, l'imprinting, cioè legato unicamente alla sopravvivenza della specie. Il suo movimento è un movimento di desiderio e nella delusione, quindi il desiderio diventa rabbia, l'avidità bramosia. E allora ecco che il neonato morde, mangia, ingoia, mette dentro di sé, introietta. Cioè, fantastica di mordere, mangiare, ingoiare l'altro. E nel fantasticare rende l'altro deludente un oggetto, una cosa nera e cattiva. Poi l'altro mangiato cercherà di ricostruirlo all'esterno ma in maniera alterata e modificata. Questo che cosa comporterà? Un rapporto ambivalente diviso tra affetti e delusioni, baci e morsi. La dinamica sadomasochistica, fatta di punzecchiature, di piccole ripicche, giochetti scemi, una realtà dal quale non riuscirà mai a separarsi perché nella separazione sarà minacciato dall'angoscia di perdere l'oggetto del desiderio, l'oggetto amato, sul quale ha messo, vedremo poi, investito la propria realtà interna. Massimo Fagioli nella lontana ma sempre attuale intervista di Monica Vitti del 1980 così si è espresso. È una fata Morgana per gente del deserto. L'aeroporto Sadomasubistico. Sono piccoli dispetti. Stoghi di odio e di rabbia, discorsi scemi, è di una realtà materiale sadomasochistica, masturbatoria, legata alle situazioni parziali, legata al cannibalismo interumano. E qui si va molto più avanti in quanto si rivendica il lavoro, il, la dimensione costruttiva degli esseri umani, le mani in fondo. Anche se c'è una proposizione. Impotenza di creatività, però alla creatività come risulta non ci si è arrivati. Ed è evidente che non ci si è arrivati perché bisogna arrivare a una terza dimensione di realtà materiale, che è la realtà materiale umana sessuata, Una situazione diciamo grossolanamente marxista-leninista, prendendo tutte le situazioni valide di dialettica, di socialità di rivendicazione della classe più oppressa che sarebbe il proletariato, per estenderla e scoprire quelle due dimensioni che Marx non aveva considerato, anzi aveva annullato, il bambino e la donna. Con riferimento al 1980 mi viene in mente la quinta premessa a istinto e leggo da questa. Evidentemente dobbiamo dedurre... Il neonato ha bisogno di essere conosciuto. Il neonato ha il desiderio di essere amato. Evidentemente, dobbiamo deducir che il recién nacido necesita essere conosciuto. Il recién nacido tiene il deseo di de essere amato. Tradurre questa premessa ha stravolto e cambiato completamente il mio rapporto con questo scritto. Ho realizzato come partendo dal tono forte, perentorio, a tratti epico, con il quale racconta lo scontro con la cultura, il fallimento del 68, l'autore ci conduce pagina dopo pagina verso un discorso di possibilità e ancora una volta propone una realtà dell'essere umano sano alla nascita e desideroso di essere amato. Ma non posso fare a meno di pensare all'emozione che ho provato e che ancora tuttora provo fortissima leggendo la premessa. A instinto 2010, cuando Massimo Fagioli escribe, e leggo en español, dejar Venecia, dejar Roma, dejar Pisa, dejar Fabriano, dejar Monte giberto Este último es el pueblo donde nací. Con la traduzione dei capitoli abbiamo vissuto un vero e proprio crescendo di esperienze diverse. All'inizio è prevalso l'interesse per la ricerca dei termini, parallelamente al confronto con testi di autori noti già tradotti da altri, per finire con lo straordinario e impegnativo lavoro fatto sulle note. Tornando alle parole fondamentali e a quanto Massimo Fagioli ha scritto sulla fascetta, quando ce la propone come striscia bianca ai tanti termini verbali, e leggo ancora una volta da 2016, Left 2016-2017, Fantasia non fu più fantasticheria senza rapporto con la realtà. E senza ricerca della verità dell'essere umano non posso fare altro che rivolgermi di nuovo a Emma e a Raffaella. Cara Isabella, penso che innanzitutto vada fatta una distinzione tra i due termini fantasia e fantasticheria, perché spesso vengono confusi. Infatti, molti parlano di fantasia quando tutto lascia supporre si tratti di fantasticheria, come ad esempio il sognare ad occhi aperti, fare castelli in aria. Poi parlare di fantasia mi coinvolge anche in prima persona, sia come storica dell'arte che come attrice. Se l'artista crea grazie alla sua immagine interna, sicuramente possiamo parlare di opera d'arte e sicuramente si tratta di fantasia. Anche come attrice il parlare di fantasia mi affascina. Il concetto di fantasia di sparizione verso proprie situazioni interne di rapporto si riferisce alla sparizione di una realtà interiore di rapporto. E cito Massimo Fagioli. Il lupo si deve trasformare in pelle di lupo. Ovvero il ricordo in passato, in qualcosa di non più esistente. L'attore può dimenticare se stesso. E cito ancora Massimo Fagioli, lo stupendo attore che impazzisce vivendo veramente gli odi e gli amori come se fosse il personaggio. Basta divagare, adesso bisogna che intervenga Raffaella. La fantasia. Massimo Fagioli scrive: La fantasia è il rapporto reale con la realtà. È il rapporto profondo che supera la realtà materiale, il rapporto positivistico, l'unico che permette la conoscenza del latente, ovvero della realtà psichica. Quindi, la fantasia è inconscia, è legata all'identità sessuale dell'essere umano che fa vedere ciò che è nel rapporto con l'altro, ciò che può essere non visibile, e nascosto. È la realizzazione e la soddisfazione di un rapporto di desiderio, quindi di una ricerca sessuale, di un movimento di interesse verso l'altro. L'essere umano, quindi, con la propria recettività e affettività facendo questa ricerca giunge alla conoscenza della propria e altrui realtà interna. Baku. <ride> poesie d'amore, dalle poesie d'amore di Nazim Hikmet. Baku. Durante la notte fino al mare pesante senza stelle. Durante la notte nelle tenebre fitte. La città di Baku è un campo di grano soleggiato. Sono sulla collina, manciate di semi di luce mi colpiscono il viso. Nell'aria una melodia orientale cola come le acque del Bosforo. Sono sulla collina, e il mio cuore è come una zattera. S'allontana nella separazione infinita, va oltre i ricordi, fino al mare pesante, senza stelle, nelle tenebre fitte. L'uomo, nel separarsi dall'oggetto del desiderio, crea l'immagine della realtà fisica non più esistente. Fa una memoria fantasia del rapporto vissuto e così realizza la propria identità e libertà dall'altro. Quindi separazione da e memoria dell'altro. Quindi la memoria sostituisce una realtà materiale fisica non più esistente con una realtà non materiale psichica interna. D'Alef. Da Left 2010. Ripensare il passato con la fantasia fa una memoria che vede il movimento invisibile del pensiero, passato che tornerà come ricordo e cercheremo la memoria che è immagine nascosta. Quindi la fantasia è la capacità dell'essere umano di ricordare, fare in essi fare immagini, suscitare immagini dovute ad esperienze e rapporti passati. È la creatività degli esseri umani che in un rapporto dialettico, cioè di confronto, può giungere alla trasformazione e a realizzare l'immagine che prima non c'era. È la creatività di cui ci parlano gli artisti con le loro opere con le quali, senza avere coscienza, ci parlano di quel mondo misterioso e invisibile della fantasia che ci appartiene dal momento della nascita. Gli artisti che riescono a fondere la caratteristica unica umana, il fare, le mani, con la caratteristica unica umana originale, la realtà non cosciente, e fanno comparire un'immagine che prima non c'era. Dalla quarta di copertina della marionetta Il burattino. Cos'è la fantasia? Tu puoi modellare la creta, costruire i muri, dipingere le tele. La fantasia è la distruzione dell'indifferenza degli uomini e della castrazione delle donne. Le mani servono a questo, a raccontare agli uomini di una speranza che. E di una gioia, di un'intelligenza, di una fantasia. E le nostre mani sono uguali, vedi? La fantasticheria. Abbiamo tradotto in spagnolo, dopo diverse ricerche, in fantasia inconsciente, distorsionata. Fantasia non cosciente, alterata, distorta, falsata. Ancora Massimo Fagioli ci dice: Il fantastico, fantasticheria da fantasma, è specifico del rapporto delirante-allucinatorio basato sulla bramosia. L'oggetto fantasticato dà luogo ad allucinazioni, vedere ciò che non è nella realtà esterna. Allora abbiamo visto parlando della bramosia che il neonato deluso nel rapporto di desiderio morde. Fantastica di mordere, non è come il cannibale che mangiando il corpo dell'altro, il corpo dell'altro è materialmente dentro di sé. Nella fantasticheria la realtà esterna viene sostituita con una realtà interna. Allora, mi potreste obiettare che avvenga come nella memoria fantasia: ci si separa e l'altro diventa immagine dentro di noi. E come abbiamo visto, quindi l'uomo si realizza in un'identità e in una libertà dall'altro. Nella fantasticheria, la realtà esterna, quella che diventa realtà interna, è un'assenza dentro di noi. È un'assenza appunto che è delirio, è una fantasticheria onnipotente, è un'allucinazione. E l'uomo così crea un fantasma che sappiamo perfettamente che è un prodotto inesistente della mente, è un pensiero astratto, è un pensiero irreale. Dalla conquista dell'America il problema dell'altro di Svetan Todorov. È interessante osservare il modo in cui le credenze di Colombo influenzano le sue interpretazioni. Egli non si preoccupa di capire meglio le parole di coloro che a lui si rivolgono, perché sa a priori che incontrerà ciclopi, uomini con la coda e amazzoni. Sa in anticipo ciò che troverà. L'esperienza concreta non viene interrogata per la ricerca della verità, ma serve ad illustrare una verità che si possiede prima sua stessa impresa, la scoperta dell'America, è predeterminata dal risultato al quale vuole pervenire. Egli non la scopre, la trova dove sapeva che avrebbe dovuto essere. Colombo ha le sue idee, come per esempio quella secondo cui l'isola di Cuba è parte del continente asiatico e decide di eliminare qualsiasi informazione che possa dimostrarne il contrario. Gli indiani incontrati gli dicevano che quella terra, Cuba, era un'isola, ma poiché l'informazione non gli conveniva, Colombo metteva in dubbio la qualità dei suoi informatori. Dice così: E poiché sono uomini bestiali, i quali pensano che il mondo intero è un'isola, e non sanno neppure cos'è la terraferma, e sono senza lettere e senza memoria del passato, e non trovano altro piacere che nel mangiare e nello star con le donne, sostenevano che quella terra è un'isola. Dal Don Quixote di Miguel de Cervantes. Or poiché al nostro Cavalier di Ventura quanto pensava o vedeva o immaginava gli pareva che fosse e accadesse, appena vide l'osteria si figurò che fosse un castello, con le quattro torri e le cime e il ponte levatoio e il profondo fossato alla porta dell'osteria, aspettando che qualche nano si affacciasse a dare con qualche tromba il segnale dell'arrivo di un cavaliere al castello. Casualmente avvenne in questo mentre che un porcaio che andava radunando un branco di porci suonò un corno e subito Don Quixote si figurò quel che desiderava, che cioè fosse qualche nano che segnalasse il suo arrivo. Da amore psiche. Perché, signora, stupisce di tanta ricchezza? Tutte queste cose sono tue? Entra in questa stanza e ristora la tua stanchezza in questo letto. Noi, di cui senti le voci, ti serviremo con cura. Psiche non riusciva a vedere nessuno, ma udiva solo le voci. E aveva per serve solo le voci. È già notte inoltrata quando un dolce suono arriva alle sue orecchie. Ed ecco che già si accosta l'invisibile marito. Investimento, investimento, carga involvente. Carica affettiva, forza, tensione che avvolge. Ancora leggo da Massimo Fagioli. Il soggetto che abbia un rapporto di investimento sessuale della realtà vede in profondità la realtà stessa, cioè percepisce la realtà interna dell'altro. Egli vive e si realizza mediante la sua realtà interiore. L'investimento quindi è la massima espressione dell'affettività dell'essere umano che avvolge, investe l'altro di un interesse completo e profondo, un rapporto basato e stimolato dalla conoscenza verso l'altro. È la sessualità dell'uomo dell che con la propria curiosità verso il genere umano si pone in un rapporto vero con la realtà, un rapporto che conduce a un'ulteriore realizzazione di sé, perché nel dare c'è anche il ricevere da parte dell'altro, nello stare insieme per il rapporto psichico, oltre che per il rapporto materiale, ci si realizza in un rapporto di reciproco arricchimento, sempre da amore psiche. Con lacrime strizzate a finire di fregarsi le palpebre, le sorelle chiamano la fanciulla con queste astute parole. Tu devi essere molto felice e beata dell'ignoranza di un grandissimo male e non ti dai pensiero del pericolo che ti sovrasta. Abbiamo saputo che un immane serpente, che striscia annodato in molte spire e gli sanguina il collo di un mortale veleno, si corica con te, celatamente ogni notte se si perde l'interesse se si perde la curiosità verso l'altro l'investimento diventerà la massima espressione della distruttività delle possibilità psichiche proprie altrui l'investimento diventa di morte e si rivolge e annulla l'umano l'io interiore quella identità sessuale dell'uomo che si volge nel rapporto con l'altro quindi l'inconscio di sé e l'inconscio dell'altro. E ci troveremo quindi di fronte a una finzione di rapporto, a un non rapporto, a un rapporto anaffettivo, che invece di dare vita, gioia, nasconde invidia, odio, pulsioni di annullamento. E quanto più la sessualità sarà carente, tanto più la violenza sarà maggiore. Quindi, Mentre l'investimento sessuale è un vedere nel rapporto, l'investimento di morte, l'uomo, annulla l'altro, è il rapporto interumano. Dall'Otello di William Shakespeare, Iago. Egli ha molta stima di me e così potrò attuare facilmente il mio piano. Cassio è un bell'uomo. Dunque vediamo, devo portargli via il posto e raggiungere il mio scopo con un doppio tiro mancino. Ma come? Come? Vediamo un po'. Fra qualche tempo potrei, per esempio, soffiare nell'orecchio di Otello che Cassio ha troppa confidenza con sua moglie. La figura di Cassio, i suoi modi gentili si prestano a far nascere simili sospetti, sembrano fatti apposta per spingere le donne ad essere infedeli. Il moro si lascerà senz'altro menare per il naso come un asino. Ci siamo, ho trovato. L'inferno e la notte metteranno alla luce. Questo mio parto mostruoso. Riprendendo il discorso sulla traduzione e il vostro lavoro sulle parole, non posso fare a meno di pensare all'ultima ricerca di Massimo Fagioli sulle parole nuove, da Left 2016-2017: Le 21 parole che prima non esistevano. Fantasia di sparizione è reazione. Fantasia di sparizione è pulsione. Fantasia di sparizione è vitalità. Fantasia di sparizione è esistenza. Fantasia di sparizione è tempo. Fantasia di sparizione è capacità di immaginare. Ripeto, mi emoziona trovarmi qui a condividere con voi il mio vissuto di fronte alla comprensione di una teoria della nascita umana che Massimo Fagioli ha voluto riproporci con le parole nuove. Parole nuove che ho potuto accogliere pur avvertendo un forte turbamento proprio perché già lavoravo alla traduzione. Mi è tornato in mente il 1999, anno in cui sono andata ai seminari. Di quello stesso anno ho conservato un'agenda blu che usciva per la prima volta con disegni e frasi di Massimo Fagioli. Sulla prima pagina di luglio lui scrive Palavras. Di getto gli dedicai una poesia in spagnolo. Mi fermo a pensare e l'emozione diventa commozione. Se penso che in qualche modo questa traduzione dovesse arrivare nella mia vita, poiché chiamata per la prima volta al seminario a raccontare un sogno, raccontai un sogno che aveva a che fare con lo spagnolo. Insomma, l'idioma spagnolo, le sue palabras di allora, che con un po' di azzardo vorrei pensare come le parole nuove, mi portano a condividere quanto detto nel dicembre 2019 da Gianfranco De Simone. Durante la presentazione di Left 2016-2017 e cito, questo suo pensiero ultimo è un'inesauribile e preziosa miniera. Bisogna andare a fondo, scavare, studiare per estrarne i tesori nascosti che possono e devono entrare nelle altre culture per trasformarle dall'interno. Dallo stesso scritto di Gianfranco De Simone leggo, i suoi pensieri, le sue parole, i suoi gesti hanno tenuto sempre il filo che li legava alla vita propria e degli altri. Questo filo mi fa pensare di nuovo alla striscia bianca dei libri, ovvero alla fascetta del terzo libro di Massimo Fagioli, Teoria della Nascita e Castrazione Umana, dell'aprile 2012, dove si legge Scrivere fantasia di sparizione fu la conoscenza della nascita umana e generò. Pulsione fantasia e memoria fantasia. Esse, come occhi, fanno vedere il senso invisibile del racconto delle immagini oniriche e l'interpretazione dei sogni fu un linguaggio nuovo. Torno a istinto. Il 27 novembre 2016. Massimo Fagioli scrive: Cinquant'anni fa composi, come se la mano avesse una forza propria, due termini verbali come fossero una sola parola. Dopo anni scrissi, fantasia di sparizione. Veo e il silenzio dello sagnos. Sin el sonido de las palabras que daban el nombre a realidades humanas invisibles. Aparecían y desaparecían como niños que juegan al escondite. Tutto continua a comporsi como poesía con lo scopo de mostrarnos la verità più bella. Una verità che parla di possibilità per l'essere umano di conoscere l'istinto di morte e non restare intrappolati nel destino di una perenne cecità. Attraverso la continua elaborazione delle parole nuove ci propone nuovi percorsi di ricerca ed ogni volta ci costringe non soltanto a diventare più belli, e più intelligenti, ma anche a pensare che un pubblico più vasto, direi mondiale, di lettori possa avvicinarsi alle pagine dei suoi libri. Leggo ancora dall'EFT 2016-2017 quanto Massimo Fagioli scrive. Ora come le foglie bianche dell'orchidea, la parola nuova è sfiorita dopo aver messo al mondo figlie che non erano mai nate. Pulsione, vitalità, movimento, capacità di immaginare, memoria fantasia sono in fila per prendere il latte che dà certezza di identità. E così, solo con le parole nuove che entrano nella quarta di copertina, potevamo concludere poeticamente questo lavoro di traduzione. Da istinto 2017, con decenni di analisi collettiva, il pensiero verbale si è arricchito ed ampliato e la visione della nascita umana è realizzata con 15 parole che danno nome alla realtà non materiale, da sempre detta inconoscibile. Reazione, pulsione, vitalità creazione, esistenza, tempo, capacità di immaginare, forza, movimento, sonido, memoria, certezza che esiste un seno. Ancora grazie a tutti e poi volevo ringraziare per le riprese e per la diretta. William Santiero, Arianna Rossini, Daniele Carlevaro, Leonardo Poggiali e la Maui Video. Adesso facciamo un bel brindisi, ok? <ride> Grazie ancora a tutti. <ride>